Benvenuti a questo mio nuovo video nel quale, prima di affrontare il tema del video stesso, ne approfitto per ringraziarvi nuovamente per il vostro interesse a questo mio piccolo canale. Ne approfitto perché appunto è raro su questo canale trovare in un angolino del video la mia persona direttamente, e quindi è raro che io vi possa parlare, diciamo così, a quattro occhi. E allora in queste rare occasioni ne approfitto appunto per ringraziarvi. Come potete vedere, il mio piccolo canale settoriale, come ho già avuto occasione di dire, parla di Ubuntu per principianti. Cerco sempre di spiegare le cose in modo dettagliato perché non tutti a questo mondo sono nati esperti e quindi servono anche questi tipi di canale, e malgrado ciò, appunto, vedo che l'interesse è, a mio modo di vedere, notevole, visto appunto l'argomento mirato. E dall'ultima volta che ci siamo visti, praticamente gli iscritti sono più che raddoppiati. Vedete, siamo arrivati a 172 iscritti con 46.500 visualizzazioni. E questo è un ottimo risultato che fa pur sempre piacere per l'impegno che ci si mette nel creare questi video. Ecco, dopo questa doverosa premessa, e soprattutto per il fatto che io non scrivo mai un messaggio di ringraziamento a nessuno quando qualcuno si iscrive, cioè è possibile scrivere un messaggio a sarebbe possibile scrivere un messaggio a tutti coloro che si iscrivono come ringraziamento, però io non lo faccio mai, e quindi ne approfitto o perlomeno sostituisco questa operazione persona per persona con questi ringraziamenti comuni in queste occasioni nelle quali ci vediamo a quattro occhi, appunto. Allora, cos'è l'argomento di oggi? Andiamo a prendere la solita scaletta, se no mi perdo. L'argomento di oggi è un po' particolare e mi vedete appunto in un angolo del video proprio perché il video di oggi non è tecnico, non sto spiegando nulla di particolare, nessun concetto, nessuna funzionalità utile di Ubuntu o di Linux, ma è un argomento un po' generico che a prima vista, dal titolo, forse potrebbe anche apparire fuori luogo in un canale che parla di Ubuntu, di Linux e di software libero, ma in realtà qualcosa c'entra, come vedremo fra un attimo. Allora, il titolo cos'è? Craccare o craccare con le due K è sbagliato. Ecco, ho voluto forzatamente scrivere questi due verbi scritti in questo modo perché di solito in rete o sulla stampa o da qualsiasi parte, nei media in generale, si parla appunto di craccare. Ecco, dopo lo si trova scritto in una o nell'altra forma, che entrambe non so fino a che punto siano corrette o già accettate o meno nell'italiano ufficiale. Comunque, sentendo questo verbo, sicuramente chi si interessa un po', di software, di programmi, di ambito informatico, sa di cosa sto parlando. In poche parole, craccare cosa significa? Proprio ridotto all'osso. Il termine craccare significa eludere le restrizioni di un programma a pagamento che normalmente richiede una licenza e l'inserimento di una chiave per poter essere usato senza restrizioni. Ecco, noi ci concentriamo su questo. Noi in questo canale parliamo di Ubuntu, che è un sistema operativo, una distribuzione basata su Linux, che è tutto software libero, open source. Ubuntu può anche a scelta contenere delle parti closed source, cioè proprietarie, però in linea di massima noi stiamo parlando di un mondo open source, quindi di software a codice aperto. Ovviamente sappiamo che ci sono dei produttori di software a codice chiuso, quindi che vendono i loro prodotti. Ed ecco che in questo caso, solitamente per garantirsi il guadagno, per garantire
un corretto smercio del loro prodotto, questi produttori, queste aziende, innestano nel loro software un sistema di licenze o di chiavi con un codice più o meno lungo che va inserito nel programma una volta installato per poterlo utilizzare. Ecco, il craccare vuol dire eludere in pratica questo sistema, o meglio, ottenere una di queste chiavi senza doverle pagare. Così si possono inserire le chiavi, si usa il software, ma in realtà non si è pagato. Allora, molte persone, io dico molte perché in realtà questo fenomeno di craccare è molto diffuso. In realtà è una pratica illegale, diciamolo subito. Craccare è rubare senza tanti giri di parole. Perché? Perché queste aziende vendono un prodotto, in questo caso software, e pretendono ovviamente, giustamente, di essere pagate per il loro prodotto. E però nel mondo informatico si sa che costruito qualcosa c'è sempre qualcuno che trova subito il modo di aggirarlo, e anche per quanto riguarda i software a pagamento succede proprio questo. E quindi si cracca, così non si paga la licenza. Questo però è un furto, appunto, come ho appena detto. E io sono anni che uso un sistema operativo basato su Linux e quindi con programmi open source per i quali non è che non esista la licenza, anzi, anche il mondo open source ha le sue licenze con base legale, tutto in ordine, tale quale di quelli a pagamento. Però la licenza è un po' particolare, diversa, in realtà non richiede pagamento, si chiama GPL. Ecco, questa licenza è la GPL, ce ne sono varie forme, varie versioni, anche versioni simili che non si chiamano proprio GPL, ma più o meno lo scopo è quello. Ecco, ci sono queste licenze del software open che richiedono degli obblighi anche loro. Ecco, l'obbligo che cos'è? È quello, prima di tutto, di rendere sempre merito a chi l'ha creato il software o a chi l'ha modificato prima di noi. Quindi nel codice sorgente del programma va sempre specificato che questo programma è stato creato da Pinco Pallino, è stato modificato da Tizio Caio Sempronio, eccetera, eccetera. Questo perché dico da chi prima di noi? Perché chi ci lavora prima di noi ha rispettato la licenza GPL, e se noi vogliamo lavorarci a nostra volta dobbiamo rispettare la stessa licenza e ridistribuire il software con la stessa licenza. Questo è l'obbligo, perché anche noi, essendo codice aperto, possiamo prenderlo, modificarlo a nostro piacimento, basta rispettare queste regole. Quindi sempre rispettare e rendere merito a chi ci ha lavorato assieme a noi, a questo software, prima di noi, e ridistribuire questo software garantendo gli stessi diritti a chi ci segue, quindi sotto la stessa licenza. Quindi vedete che anche nel mondo open source è vero che è libero, basta però rispettare questi termini. Se inizialmente chi ha creato per primo software inizia a rilasciare il suo software sotto la licenza GPL, tutti quelli che seguono per legge devono rispettare e devono garantire che questo software continui a vivere sotto questa licenza. Ecco. Questa licenza GPL ha questi obblighi, ma non obblighi pecuniari, quindi il software è a costo zero, al contrario di quello proprietario, appunto. Per tutto il resto, ecco qua come dico nella mia scaletta, per tutto il resto, ovvero per il mondo del software proprietario, chiuso a pagamento, abbiamo a che fare con una merce come un'altra, quindi dobbiamo pagarla. La merce come un'altra, appunto. Quindi, come andiamo a comprare 1 chilo di patate e lo paghiamo al negozio, andiamo a comprare un pacchetto software con la sua bella scatola, i manuali, quello che vogliamo, o lo comandiamo online e lo scarichiamo direttamente dal sito dopo aver pagato. Ecco, è una merce come un'altra. Queste aziende interpretano la creazione e la distribuzione del software come qualsiasi altra merce. Di conseguenza, a me vengono spontanee le domande, insomma.
Eccole qua, tutte in fila, vabbè, riteniamo sbagliato rubare una mela al mercato, riteniamo sbagliato rubare un'automobile, rubare in un appartamento, andare a mangiare al ristorante e andarsene senza pagare. Io credo e spero che chiunque di fronte a queste domande risponda sì, certo che è sbagliato. Ovviamente, se abbiamo una morale, un senso civico, dico, ecco, ma allora, è così, però... Con il software non sempre accade ciò, cioè con il software ci si sente quasi come legittimati a perpetrare un furto, insomma, forse perché è una merce impalpabile, virtuale, la si trova online dappertutto, la si scarica di qua, di là, con i file torrent, lo si trova dappertutto, forse ci si sente meno colpevoli, ecco, perché non si deve andare di persona in negozio a comprare la scatola del software, lo si scarica. Si trova la chiave per craccarlo da qualche parte, sicuramente, garantito. Ci sono anche canali YouTube che insegnano cosa usare, come usarlo e dove reperire le chiavi. Quindi figuratevi, facilissimo, facilissimo, però è un furto. Rubare la mela al mercato è la stessa cosa che rubare del software. Rubare e rubare. E allora, tutto questo discorso, questa lunga premessa per dire cosa in questo mio video? Che l'alternativa esiste. Perché avere la coscienza sporca, perché farsi dei problemi, perché crearsi dei problemi, quando sarebbe molto semplice usare le alternative open source dei programmi. Alternative open source che, come ho detto poco sopra, sono a costo zero. Basta che si rispetti la licenza, ma se si è un utilizzatore normale e non uno sviluppatore, un programmatore, non ci si deve preoccupare neppure della licenza. Si usa il programma preconfezionato da qualcun altro, punto, basta, si ha tutti i diritti di usarlo, di copiarlo, di usarlo su 1, 10, 100 PC senza nessun problema di costi e di pericolo o di problemi di non rispettare chissà che. Niente. Il software è lì. Pronto e disponibile per essere utilizzato, anzi, più lo si usa, più gli sviluppatori sono contenti che il loro lavoro venga utilizzato e apprezzato. E ovviamente a questo punto sento già alcuni di voi che diranno: vabbè, però non sempre nel mondo open source c'è esattamente un software all'altezza di quelli professionali a pagamento. Va benissimo. Se qualcuno di voi non può fare a meno del software professionale di turno, è perché secondo me è un professionista e quindi ha anche i mezzi finanziari per pagarsi la licenza di questo software, che a questo punto è uno strumento del suo lavoro quotidiano e quindi ne ha bisogno. E quindi non è più un problema di craccare perché non si hanno i soldi, magari sei un giovane che vuole craccare ma perché vuole usare a tutti i costi quel programma, però non hai soldi, però qua, però là, quindi c'è la tentazione di farlo, visto che è così facile craccare. Per un professionista non dovrebbe esserci problema, solitamente non dovrebbe esserci problema, è un professionista, quindi sa anche quali sono i programmi che ha bisogno, si paga le sue licenze a posto. Per tutti gli altri, per la stragrande maggioranza delle persone, per quelle che seguono il mio canale YouTube, credo, sono persone normalissime che vogliono usare il PC per le loro operazioni quotidiane, qualche piccola contabilità, qualche piccolo ritocco fotografico, qualche piccola costruzione video, montaggio video, volevo dire, del film delle vacanze, ecco, insomma, ci siamo capiti, ecco. Il mondo open source è pieno di risorse a costo zero e validissime per tutti noi. Mi ci metto anch'io. Io non sono un fotografo professionista piuttosto che un architetto, piuttosto che un ingegnere. Insomma, mi ci metto anch'io nella grande massa delle persone per le quali, secondo me, le soluzioni open source sono più che sufficienti senza dover rubare, craccare e quindi rubare software e usarlo illegalmente. Chiaramente non sto facendo un discorso moralizzatore nel senso che dovete fare così, cos'ha, non sono né un poliziotto, né un giudice, né un avvocato, né niente. Ognuno, come dico qua, con la propria coscienza faccia ciò che vuole.
ma conoscendo che c'è l'alternativa più che valida, io credo che se si continua a craccare programmi senza neanche darsi la pena di dare un'occhiata all'alternativa, pur sapendo che esiste, allora vuol dire che proprio si vuole farlo, ecco. Quindi, secondo me, almeno darsi la pena di dare un'occhiata alle alternative che permettono qualsiasi operazione senza nessun problema, ne valga veramente la pena. Il software ce n'è per tutti i gusti e per tutte le esigenze nel mondo open source, così come nel mondo professionale ci sono software a pagamento, ma ho già detto prima come vanno queste cose. Quindi, in poche parole, se scegli software a pagamento, allora è giusto che rispetti il contratto dell'azienda che lo produce e pagare quanto chiede. Non è che sia particolarmente divertente o da vantarsi, che so, a rubare, a craccare una licenza Office, così si frega la Microsoft. Ecco, la Microsoft ha un suo modello commerciale. Se si accetta, se si vuole usare i prodotti Microsoft, si deve anche di conseguenza accettarne il modello commerciale e quindi si devono pagare le licenze relative. Non ci sono mezze misure qui. O si ruba o non si ruba, o si cracca o non si cracca. Quindi, se vogliono usare prodotti Microsoft, si devono pagare. Se si vogliono guardare le alternative, si può anche non pagare e fare le stesse cose. Ecco, per concludere, mi sono messo tre paragrafi classici, tipici, come dire, di chi mette in dubbio quanto io ho appena detto, nel senso che sì, vabbè, però ormai non posso fare a meno di un certo tipo di programma, però non voglio o non ho i soldi da spendere, quindi l'alternativa, visto che è facile, spiacente, ma è craccare. Secondo me, ripeto, per tutto quello che ho detto prima, sopra, non è vero. I giochi sono un ambito nel quale, almeno da quel, io non sono un esperto, non sono un giocatore, quindi è un ambito così nel quale mi muovo con un po' di titubanza perché non lo conosco molto bene, però mi sembra di leggere qua e là in rete, di vedere qua e là informazioni dove si cracca spesso il gioco di turno, la serie di giochi, perché a volte i giochi vengono fuori, vengono rilasciati a puntate, diciamo, cioè c'è la versione 1, poi viene fuori la 2, la 3, eccetera, e qui vengono craccati in serie anche i giochi. Onestamente non so neanche se possono essere considerati cari o meno, se costano tanto o poco i giochi, non credo che costino un capitale, però purtroppo vengono craccati anche quelli. E allora io dico che magari ci si può anche fare qualche risparmio per potersi comprare i giochi se si vuole. Poi adesso con le ultime notizie con Steam che arriverà anche su Linux, non è che poi saranno gratuiti soltanto perché i giochi arrivano su Linux, però faccio per dire, se adesso avete una licenza, o spero che abbiate pagato una licenza Windows per poter giocare, magari in futuro potrete anche rinunciare a Windows perché avrete gli stessi giochi anche su Linux. Questo non lo so come sarà l'evoluzione. Diciamo che le premesse e le informazioni degli ultimi giorni sono buone. Vedremo come questo mondo si evolverà a livello Linux. Comunque, ecco, ci potrebbe essere anche la possibilità di risparmiare una licenza Windows, per esempio. E per i giochi in quanto tali, per carità, con un po' di impegno si può sempre risparmiare per comprarsi il giochino, ci mancherebbe. Office è un grosso capitolo, come il prossimo Photoshop, nel quale la gente molto spesso non si pone neanche il problema, se esiste l'alternativa più che sufficiente per le sue esigenze. Si compra magari un PC, si ritrova un Office magari anche limitato, in una licenza un po' così concordata con i produttori di PC che installano questo Office.
ripeto che magari non è proprio l'office professional completissimo, però c'è già un office e quindi la gente si trova l'office sul PC, la persona comunissima arriva a casa, accende il PC, c'è Windows, c'è Office, è quello. In realtà Office ha anche delle licenze piuttosto care se bisogna comperarle, però non è assolutamente indispensabile, secondo la mia opinione, per la maggior parte, per la stragrande maggior parte della gente, usare prodotti anche complessi come Word, Excel, che hanno centinaia e centinaia di funzioni che secondo me neanche il professionista d'ufficio conosce fino in fondo e usa fino in fondo. Nessuno, credo, userà mai tutte le funzionalità di Word e di Excel, per esempio, fino in fondo, perché ci sono anche delle funzioni molto specifiche, magari per gli statistici, e non tutto il mondo è composto da persone che sono degli statistici. E quindi gran parte delle funzionalità per le quali comunque si paga la licenza non vengono utilizzate. E allora a volte la tentazione c'è, anche Office, immagino io, lo si trovi nei torrent dappertutto, si potrà craccare e si possono trovare nei PC, magari l'ultimissima versione di Office, che ne so, 2013, qualsiasi cosa, non so neanche se è già uscita, comunque 2010, 2011, tutto il massimo, e poi si usa magari il minimo, il grassetto, il corsivo in Word, magari la paginazione per chi è già avanzato, tanto per scrivere una letterina qua e là, o per fare un calcolino in Excel, una somma, una sottrazione. Per chi già è avanzato, magari fa qualche tabella pivot per raggruppare un po' di dati, ma la maggior parte della gente, per carità, di tutta la licenza che deve pagare di Office, non ne usa nemmeno le briciole. E allora esistono alternative come LibreOffice o OpenOffice, per chi è abituato a quello, che propongono dei moduli paragonabili al Word, Write in questo caso, o a Excel, Calc in questo caso, o a PowerPoint, Impress in questo caso, eccetera, eccetera. Ed è assolutamente software libero. Costo zero. Zero, costo zero. E sono, ripeto, per la stragrande maggioranza delle persone che hanno bisogno di usare un PC, sono già fin troppo complessi questi di programmi, sono assolutamente paragonabili a Office, hanno una miriade di funzionalità anche loro che non useremo mai, però se non altro il vantaggio è che abbiamo la coscienza pulita, stiamo usando software libero e anche se non ne usiamo solo una minima parte non abbiamo speso nulla. Ecco, scusate se ogni tanto trema la videocamera, cioè la webcam che mi quando mi cade l'occhio su me stesso, vedo che ogni tanto balla perché purtroppo sono posizionato su un tavolo non molto stabile e appena lo sfioro tende a tremare lo schermo del mio portatile, quindi trema un attimo l'immagine. Bene, scuso. Ecco, per concludere, l'ultimo capitolo, diciamo, un programma che spesso è craccato perché senza Photoshop non si può fare nulla, è appunto Adobe Photoshop, un programma notissimo, diffusissimo, quasi quasi talmente diffuso che credo che photoshoppare sia quasi un verbo quasi ufficiale anche in italiano, insomma è talmente diffuso che è diventato uno standard di fatto Adobe Photoshop. Ecco. Ora io non crederò mai che tutte le persone che hanno sul loro PC craccato o meno Photoshop veramente sappiano che cosa hanno in mano, quali potenzialità, quali funzionalità abbia Adobe Photoshop, che è un programma professionale per fotografi professionisti. Ci sono delle funzioni che hanno un nome che nemmeno si capisce cosa vuol dire, che cosa faccia. Ma allora che cosa serve alla stragrande maggioranza della gente avere Adobe Photoshop? Per correggere gli occhi rossi nelle fotografie di compleanno? Per ritagliare una foto magari venuta male, un po' storta o troppo grande, troppo piccola, insomma, ci siamo capiti. Queste operazioni le fa un qualsiasi programma gratuito che trovate in un CD delle riviste. E allora, perché
andare a craccare un programma da migliaia di franchi, dollari, euro, quello che volete voi, come Adobe Photoshop, quando potete avere delle alternative open source che fanno altrettanto bene, a volte addirittura alcune funzioni meglio, e avendo la coscienza, ripeto per l'ennesima volta, pulita di non aver rubato nulla a nessuno, perché è programma open source libero. C'è il famosissimo GIMP nel mondo open source, che è un po', diciamo, l'antagonista di Adobe Photoshop. Ecco, è quello che più si avvicina come funzionalità e disposizione anche dell'interfaccia, se vogliamo. Adesso qui so che qualcuno gli si rizzeranno i capelli a sentirmi dire così, però con le ultime versioni GIMP tende ad assomigliarsi un po' nelle disposizioni di Adobe Photoshop. Sicuramente, per chi conosce un po' il panorama open source del ritocco fotografico, per persone, ripeto, non per professionisti, ma co come me, co come voi, come noi, che dobbiamo fare solo quelle piccole operazioni, ma anche più complesse, per carità, GIMP permette anche cose complesse, ma faccio per dire, per le persone che vogliono un software alla portata di mano, così, GIMP è più che sufficiente, e GIMP è il primo antagonista di Photoshop, diciamo, il primo software che viene in mente quando si parla di Photoshop. Ma cosa c'è di libero al posto di Photoshop? GIMP. Poi ci sono altri software tipo Shotwell, che primariamente è un gestore di archivi fotografici, di immagini, li organizza, gli mette le etichette per ritrovare le immagini, eccetera, e poi include, ingloba anche quelle operazioni più classiche, tipo schiarire una foto, calibrare i colori, scurire una foto, ritagliarla, raddrizzarla se un po' storta, eccetera, eccetera, togliere gli occhi rossi. Ecco, Shotwell, per esempio, è il programma che per difetto è installato in Ubuntu. Ecco. Voilà, sono arrivato alla fine della mia scaletta. Spero di non essermi troppe volte impappinato, perché insomma il concetto è semplice, però bisogna anche spiegarlo come si deve per capire il contesto. Nel nostro canale Ubuntu, che quindi è open source, che quindi con il craccare non ha niente a che fare. Io stesso non ho mai craccato un software. Se Quando anni e anni e anni fa, prima di entrare nel mondo Linux, ero, come la stragrande maggioranza delle persone, nel mondo Windows, se c'era da pagare una licenza l'ho sempre pagata, non ho mai craccato. Ecco, io spero che, magari, di aver convinto qualcuno a smettere di craccare, magari aver convinto qualcuno a neanche iniziare, ma soprattutto il mio concetto, voglio risottolinearlo. Craccare non serve, perché c'è tutto un mondo vastissimo open source che vi dà tutte le opportunità e le alternative necessarie a fare il vostro lavoro senza andare a impegolarsi in cose poco chiare e non legali. Vi ringrazio per l'attenzione, se mi avete sopportato fin qui, e vi do l'appuntamento al prossimo video, del quale ho già qualche idea, ma non l'ho ancora registrato. Probabilmente ancora per un bel po' di tempo non ci rivedremo di persona, quindi comunque, rinnovando i miei ringraziamenti a tutti gli iscritti, un saluto a voi e alla prossima.